Ragazzi del web, un salutone dalla bacio e bentornati nella Create Colonies. E prima di iniziare il video, come sempre, vi ricordo di lasciare un like per sostenere me, la serie e il canale, e iscrivervi se ancora non l'aveste fatto, lasciarmi un commentino, dandomi dei consigli su quello che abbiamo visto quest'oggi. Detto ciò, ragazzacci, bentornati nella Create Colonies. Nello scorso episodio abbiamo implementato le nostre difese perimetrali facendo la caserma che ci sta fornendo nuovi soldati e le mura difensive, nonché ovviamente il cimitero e il sito mistico. Quest'oggi, ragazzacci, volevo andare avanti con la Create principalmente per due motivi. Il primo motivo riguarda la nostra fonte di moto, diciamo così, che comincia ad accusare. Attualmente è quasi a esaurimento, quindi se voglio costruire altri macchinari dovrò indubbiamente implementare la capacità di stress. Questo ci porta ad un'altra, diciamo, problematica tra virgolette, ovvero che la nostra stanzina per la fonte di moto è veramente piccola e quindi la dovremo spostare in una nuova postazione, o meglio, la nuova la faremo in un'altra postazione. Ma non è quello che andremo a fare quest'oggi. Visto che la Create è stata aggiornata e hanno aggiunto due o tre cosettine davvero interessanti, gli daremo un'occhiatina insieme. Una delle cose che sono state aggiunte è il Copper Back Tank. Questo, ragazzacci, è la bombola dell'ossigeno, fondamentalmente, per andare sott'acqua. Ma fidatevi, è particolarmente OP. E ovviamente l'elmetto, vuole un pezzo di vetro, non è un problema. La tanica d'ossigeno molto semplicemente si dovrebbe poter caricare mettendola sotto un qualcosa che gira, e lei, come potete ben vedere, raccoglie l'ossigeno. Ok, una volta riempita, no, c'è ancora un pochettino, perfetto, ha fatto ding, sarà la nostra fonte di ossigeno quando andremo sott'acqua con il caschetto in testa. Direi che è abbastanza figherrima qua la faccenda. Ora, a cosa mi serve questa cosa, vi chiederete. Molto semplicemente, quello che voglio andare a fare quest'oggi è una farm di kelp, ragazzacci, perché è una buona fonte di carburante, perché ci consente di creare le belt e quant'altro. La cosa fantastica è che, come potete ben vedere, non solo vedo discretamente bene sott'acqua, ma ho 15 minuti di ossigeno che sono implementabili, perché la bombola può essere incantata con degli incantamenti particolari, ok, che magari li possiamo anche dare un'occhiata, che aumentano la capacità di cotal bombola. Ora mi serve dell'esperienza, ok, dovrei avere qua di sotto, perfetto, non sono tantissimi livelli ma ci dovrebbero bastare. E poi possiamo andare al tavolo degli incantesimi. Ora, in teoria, se io a te ti metto qui con questo, ecco, l'incantesimo capacity, ma posso mettere anche protection, potrebbe essere interessante, da anche 4 di armatura, perché no. Allora, l'incantesimo capacity, come potete vedere, gli aumenta la capacità, no, la raddoppia quasi. Già che ci sono, vediamo un po' di dargli anche un protection, perfetto, ok, a posto. Perché non incantarsi anche l'elmetto? Beh, acqua affinity, perché no,
Respiration penso che non ci sia problemi, però Protection magari sì. Anche Unbreaking. Ora andiamo a ricaricare nuovamente la nostra bombola, mettendola qua sotto. Ok, molto bene. E andiamola a testare. Vediamo un po' da 15 minuti a quanto siamo arrivati. A 30. Abbiamo 30 minuti di ossigeno e quello è uno squalo. Direi di sì. Squalo buono. Forse, non lo so. Va bene. Non è un problema. Siamo ancora lenti a merda sott'acqua, però quello non dipende dalla maschera, diciamo. Quindi qui non c'è mezza lucetta manca a morire? Non c'è mezza lucetta manca a morire. Ci mettiamo un paio di ferralampe, almeno fa un po' di luce. E come te pareva, arriva il rompiscatole. Te cosa c'hai? Niente di utile. Sei una persona inutile. E non mi sputare te, brutto schifoso. Anche te. Arrivederci. Quindi, come faremo questa farm di kelp? Abbiamo bisogno di un windmill bearing, che mi manca questo. Ok, eccolo qua. Ci serve un po' di radiant chassis. 1, 2, 3, 9, può darsi. Hai bisogno di un po' di questi, 8 dovrebbero essere più che sufficienti. Ci servono dei mechanical harvester, che ce ne serve tanti. Non so quanti ne riuscirò a fare, vediamo un po'. Un pochettino ne facciamo, però non bastano. Ok, dovrei averli fatti tutti, 24? Probabile. Dopodiché ho bisogno di terra, vetro, kelp, robe. Molto bene. Ora, come si andrà a comporre la nostra farm? Non la vorrei fare troppo lontano, però non c'ho nemmeno voglia di scavare. Quindi la facciamo un po' più lontano. Allora, qui dovrebbe andare bene. Meglio sarebbe uno più basso, però ci si può arrangiare in qualche modo. Allora, partiamo con definire la zona. Mi serve 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Ok, e 4 anche in questa direzione. Per poter delimitare il tutto, direi di iniziare mettendo giù il vetro, che va messo un 5, 2, 1, 2, 3, 4 e 5 a cerchio praticamente. Molto bene, e la base della nostra farm di kelp è così composta. Praticamente è un cerchio di base 9x9 con al centro, che dovrebbe essere questo, un windmill bearing che però ho messo girato, perché va messo così. Perfetto. Sopra di esso ci vanno messi i radiant chassis, questi cosi qua. Io ne metto fino a sopra, però sappiate che la struttura è modulare. Nel senso che qui ci andranno piantate le kelp. Ho bisogno della slime, quella qui. Kelp. Uno sopra le kelp ci vanno gli harvester. Ok. Dopodiché ci andrà un altro piano di terra. Ok? Bene. Dopodiché andrà kelp, harvester, terra, kelp, harvester. E ho fatto uno troppo basso. Sì, posso fare anche uno più alto. Va bene.
andiamo a dormire. Quindi, ricapitolando, kelp, harvester, terra. Kelp, harvester, terra. Kelp, harvester, e qua sopra le pale per far girare tutto. Stesso discorso va impostato dall'altro lato. Qui e qua, perfetto. E questo qui. Ok. Ora, per poter piazzare gli alberi, tanto te come giri? Se giri, giri, puoi girare? Non puoi girare perché ti mancano questi. Ok, yes, 2, 3 e 4. Girerà molto lentamente, ma a noi non ci interessa la velocità di rotazione. Quello che ci interessa è la rotazione in sé per sé. Perché questo? Perché ovviamente le kelp non crescono molto velocemente. Vedete, giù gira così, in questo senso qua. Di conseguenza, grazie alla terra 2, 3 e 4, io posso piazzare gli harvester 3 e 4. Ok, sono, manca uno, perfetto. 1, 2, 3 e 4 da un lato e ovviamente 1, 2, 3 e 4 dall'altro. Perfetto. Qui possiamo togliere la terra che attualmente non ci serve. E cosa importante, dobbiamo dire a questo qua di lavorare a distanza 4, perché altrimenti prenderebbe il vetro. Ora non mi rimane altro che piantare le kelp, perché ovviamente queste non si piantano da sole, e dopodiché fare gli altri piani. Devo dire che la maschera da sub per costruire sott'acqua è una genialata che voi non avete idea. Cioè funziona da Dio, io sto ancora 17 minuti di ossigeno, sono qua sotto che fo le cose, non devo andare su e giù. Mamma mia che goduria. E il primo piano l'ho ultimato. Ora non mi rimane altro che fare lo stesso discorso da questa parte, molto semplicemente piazzando terra qui, 1, 2, 3 e 4, terra di qua. Mi ci vado a mettere subitissimo gli harvester. Ok, perfetto. E adesso tolgo questa terra qui, ripianto le kelp qua di sotto e alzo, continuo a fare gli altri piani. Molto bene. E adesso che la nostra farm è completata, diciamo, l'unica cosa che ci manca da fare è mettere qua 1, 2 e 3, sì, glass, perché abbiamo bisogno di ovviamente trasportare le risorse da una parte all'altra, quindi ci servono due di questi. Che posso fare ni perché mi mancano questi, ma questi non dovrebbero essere, sono un problema. Manca che te le kelp, va bene. Cioè fondamentalmente il discorso qual è? Qui ci mettiamo uno di questi e dalla parte di qua ci andiamo a mettere una chest qualsiasi a casissimo. Perché no, questa di spruce mi piace. Ok, in modo e maniera che la nostra farm a questa altezza qua prenderà anche loro due, qui di sotto no. Perfetto. Quindi se io adesso li do la via e da qua sotto no, mano vuota, grazie. Lei comincia a girare, a rompere le kelp e a raccoglierle.
Ora ci manca da fare un altro di questi e siamo a posto. La farm è completa. Direi che funziona tutto, non rompe la wallera e siamo contenti e felici. Di conseguenza, per un discorso di comodità, ho messo qui un chunk loader e adesso qua sopra, yes, vado a mettere una ender chest dedicata con un portable ciccio ciccio. Quando questo arriverà qua dovrebbe scaricare tutte quante le kelp qui dentro, in teoria. Ok, il primo giro, eccolo qui, e scarica tutto quanto. No, perché tu vuoi scommettere l'andesite, il funnel lì, il coso, perché sei un bimbo esigente. Vediamo un po' se con un brass funnel funziona la cosa qua. Oh, si collega e le sputazza fuori. Ovviamente, come ti sbagli? Ma porco Satana demoniato, aspetta! Allora, non è la soluzione più elegante del mondo, però dovrebbe funzionare. Non così, ma così. Se io qua ci metto un tipo che prende da questo, ok, le kelp vengono depositate prima sul dipo, il dipo le ciuccia dal chut, no, e il chut le butta qua dentro. Torno a ripetere, non è la soluzione più elegante dell'universo, però funziona. Quindi a sto punto abbiamo la nostra ender chest con all'interno le kelp che ci verranno riportate. Posso, non posso salire qua sopra, grazie, molto cortese, a casa. Torno a ripetere, non è la soluzione più elegante dell'universo, però funziona. Allora ragazzacci, è passato un pochettino di tempo dall'ultima clip e io mi sono dato parecchio da fare. Ho creato questo sistemino per la cottura e la lavorazione delle kelp. Praticamente, allora, a parte il fatto che ho utilizzato le fornaci per il semplice motivo che ho pensato che così magari ottengo dell'esperienza, ok? Allora, da qui, e dovrebbe essere già abbastanza pienotta, arrivano le nostre kelp. Le kelp cadono qua dentro, vengono cotte e grazie agli hopper finiscono qua sopra. Questo nastro butta qua sopra dove c'è un brass tunnel. Il brass tunnel non fa altro che splittare le kelp, ok? Da una parte, e ho messo qui un buffer, vengono divisi in gruppi da 6 e dall'altra in gruppi da 9. Perché? Perché qui da una parte vengono fatti i kelp block, dall'altra le belt, che poi finiscono nel sistema. L'unica cosa che mi rimane da fare è andare qua sopra. Ok, noto un po' di lag all'interno del mondo, ma non dovrebbe essere un problema insormontabile. Qui come mai sei... Ah, stai andando. Ok. Ah, perché avevi finito un po' il charcoal, ciccio. Va bene, va bene, va bene. Non è un problema, non è un problema. Sì. Allora, questa la tolgo. Al suo posto vado a mettere questa ender chest nera, perché la ender chest nera è collegata qua di sotto a questa qui, perfetto, in modo e maniera che grazie a questi andesite funnel vengano rifornite le fornaci di coal. Il coal che ovviamente poi andrà in eccesso tornerà nel sistema grazie a questa ender chest, ok? Bene, dalla parte di qua mi mancava da mettere una ender chest qua sopra,
perché ovviamente le kelp da qualche parte in eccesso dovranno finire, quindi ci metterebbe questa qui e non ho Andesite funnel. No, qui mi sa che mi fa più comodo un brass funnel, perché fondamentalmente l'andesite funnel è più lento, il brass invece è più veloce. Perfetto. Ora, se sono stato un bimbo bravo, mettendo qui un coso dovrebbe funzionare tutto. Qua comincia ad arrivare il colla, che è un po' pochino, però sta arrivando. Ovviamente prima verrà rifornita questa, poi verranno rifornite le altre. E va bene, te non mi servi qui. Oddio, sì. Zan zan zan. Vedi? 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 Ci devo mettere brass funnel perché almeno li filtro. Le kelp vengono cotte, una volta che raggiungono il numero ottimale, vengono lasciate andare e viene trasformato tutto quanto in quello che c'è da fare. Oh, sì. Vabbè, alla fin fine, che sia legna o che sia coal, a me mi interessa il giusto. Parliamoci chiaro. L'importante è che sia carburante per le kelp, per queste fornaci. Direi di sì. Magari gli diamo una manina così, giusto per partire. Ok, così perlomeno abbiamo tutte le fornaci in funzione. E queste dovrebbero, qui siamo a 8, tra un po' dovrebbe arrivare la nona. Esatto. Ne lascia andare 9, entrano qua dentro e lui fa un kelp block, che mi ciulo io perché me lo devo settare nel coso. Così facendo, ragazzacci, ci siamo assicurati un sistemino per la creazione di kelp block e belt, che non mi dispiace, non è accio, non è velocissimo, parliamoci chiaro, però una volta che questo arriverà a regime non è che produrrà chissà cosa, quindi dovrebbe bastare. In teoria qui sta già rifornendo tutto quanto. Sì. Allora, io mi ritengo adeguatamente soddisfatto. Parliamoci chiaro, non sarà il top d'efficienza perché più che altro mi sa che brucerà legna. Sì, ma devo mettere brass funnel perché qui mi si sta già accumulando ad ogni bene. Oddio, fondamentalmente devo dire che non è male la faccenda, sta funzionando abbastanza bene. Ovviamente la produzione è minima, però non mi dispiace nemmeno il fatto che consumi tutti e due i carburanti. Tanto eventualmente, se c'è un overflow, finisce nell'impianto. Io di legna e coal attualmente sto messo no bene, strabene, 87 kg di oak e 32 di charcoal, quindi non mi posso lamentare. Qua si stanno piano piano formando le cose, qui si sta facendo. Ah, perché non stai. Piccolo problema. A quanto pare non posso fare le belt con questo. Va bene. Non è un problema, tolgo questo, tolgo questo, tolgo questo, togli questo. Questo si fa una linea sola. Che lo fa? E a sto punto, visto che comunque sia le kelp mi fanno comodo, le dryad queste qui, per fare le belt, per fare le altre cose, direi di comunque splittarle. Ok. E mandiamo a sto punto non le belt stesse, ma le dryad. Quindi qua mettiamo la nostra ender chest con davanti lui. Detto ciò, ragazzacci, ci abbiamo un po' di intoppino, diciamo, perché sono un po' lentine, si erano fermate, ma va bene lo stesso, non è un problema, tanto ci abbiamo
perché ci filtra. E comunque sia, come potete vedere qui cominciano già a scemare le kelp prodotte. Comunque sia, noi abbiamo una buona dose di questi ed eventualmente potrei pensare un oggi un domani di convertire questa qui semplicemente togliendo uno di questi e fare tutto quanto kelp lock. Ma per ora direi che mi fanno comodo anche le dried. Detto ciò, ragazzacci, con la muta da sub in testa e un nuovo sistemino davvero niente male, direi che per oggi ci possiamo salutare qui. E ovviamente, come sempre, se vi è piaciuto il video, mi raccomando, lasciate un like, un commento, condividere questo video con i social, di cui dall'altro trovate in descrizione. Se non aveste ancora fatto iscrivervi al canale, dan un bacio, un mega salutone e un abbraccio. Alla prossima, gente, ciao ciao!